giornale, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, i corsi mascherati a Massafra, già previsti per oggi, sono stati annullati. Oggi il comune di Massafra deciderà gli eventuali recuperi di sfilata. Le autorità portuali pugliesi fanno squadra e costituiscono Apulian Ports, la cui guida strategica è affidata alla Regione Puglia. Sentiamo. Le autorità portuali pugliesi del Levante, di Taranto e di Brindisi hanno dato vita ad Apulian Ports con la sottoscrizione dell'atto di costituzione tenutosi a Bari alla presenza del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dell'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Guglielmo Minervini, e dei presidenti delle tre autorità portuali, Francesco Mariani, Ercule Saralambides e Sergio Prete. Abbiamo ragionato sulla base di una portualità integrata di sistema e di rete. Integrando tutte le nostre strutture portuali, noi mettiamo a disposizione una realtà ricca e attrattiva. Guardiamo, ha spiegato Vendola, alla messa in rete di altri porti italiani e stranieri, stimolando i nostri dirimpettai dall'altra parte dell'Adriatico ed immaginando l'intero Mediterraneo come un unico grande sistema di portualità integrata. Il primo presidente dell'Associazione Porti di Puglia e Aralambides resterà in carica per un anno, poi ci sarà una rotazione. La sede legale sarà Taranto, la sede operativa quella del presidente di turno. I compiti del presidente del comitato di coordinamento e gestione, che lo affiancherà, è stato spiegato, saranno svolti a titolo gratuito, senza oneri o costi a carico dell'associazione stessa. Al fine di muoversi come un unico soggetto nel sistema internazionale, l'indirizzo strategico sarà dettato dalla Regione Puglia. Ed ora si auspica che a breve possa essere incorporata anche l'autorità portuale di Manfredonia, dopo la recente fase commissariale. E mentre la Regione Puglia presenta a Bari Apulian Ports, a Roma si sta per svolgere l'incontro per la stipula dell'accordo per lo sviluppo dello scalo ionico. C'è chi a Taranto riconduce il tema del porto a questioni dalle grandi implicazioni locali in cui rinnovare una nuova stagione di protagonismo per le istituzioni e le imprese ioniche. Il presidente dell'ANCE Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, a cui non sfugge la portata degli investimenti previsti per l'adeguamento alla sfida della competitività dell'attracco tarantino, 400 milioni di euro, che proprio come evidenziato nel sistema della mappa appalti pubblici presentato da ANCE Taranto la scorsa settimana, costituirebbe una vera boccata d'ossigeno per i travagliati destini di tante imprese edili territoriali. E mentre si stanno attivando le procedure per cantierizzare opere infrastrutturali nel porto mercantile di Taranto per 400 milioni di euro, con la relativa nomina di un commissario e la possibilità di ottenere l'approvazione del piano regolatore, la TCT blocca ogni tentativo di rilancio dello scalo ionico e conferma la decisione di mettere in mobilità 160 lavoratori. Un comportamento inaccettabile che non può essere più tollerato, lo dichiara Aldo Pugliese, segretario generale della UIL di Puglia e di Bari. Le imprese ioniche sulla via dell'internazionalizzazione, ad accompagnarle in Russia la Camera di Commercio. Il 5 aprile Taranto sbarca in Russia in occasione dell'Expo Ortofrutticolo che si terrà a San Pietroburgo. La Camera di Commercio accompagnerà i produttori locali, che potranno inoltre contare sul sostegno della società di intermediazione Tesis. Non solo i prodotti della terra, spazio al turismo attraverso gli incontri con i buyers organizzati negli hotel cittadini. Continuiamo un percorso che abbiamo già avviato lo scorso anno. Questa è la prima country presentation del 2012 e non è casuale che abbiamo scelto il mercato russo. La Federazione Russa, che abbiamo già visitato insieme al PIT numero 8, sia Mosca che San Pietroburgo, è un mercato che, appunto perché viene fuori da un periodo di economia chiusa che era quello legato al vecchio regime sovietico, oggi è un mercato che si sta aprendo sempre di più alle nuove opportunità che vengono da fuori e dall'Occidente in particolare. Mosca non ha più niente del vecchio regime sovietico, Mosca è una città super occidentale, è una megalopoli, è aperta a tutte le risorse che noi come Made in Italy possiamo offrire. È un mercato che si sta aprendo sempre più, ma come ho detto in fase di presentazione della country presentation di oggi, il mercato russo è un mercato che chiede, che ha fame di Made in Italy, tutto ciò che Made in Italy è richiesto dal mercato russo. Non è solo l'agroalimentare, abbiamo il tessile, l'abbigliamento, le infrastrutture, il turismo. Insomma, il boccone italiano è molto appetito in quel mercato, allora saremmo veramente dei polli se non cogliessimo queste opportunità.
A Martina Franca la Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione e violazioni fiscali per circa 800.000 euro, individuati 11 lavoratori regolari e 3 in nero. Una persona è stata denunciata. Dalle indagini è emerso che l'impresa nei periodi di imposta dal 2000 al 2011 avrebbe omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi, sottratto a tassazione ai fini delle imposte dirette dell'IRAP circa 450.000 euro, evaso IVA per circa 80.000 euro, omesso la contabilizzazione di ricavi per circa 270.000 euro e commesso irregolarità nella tenuta della contabilità. Impiegato inoltre 3 lavoratori nero ed 11 irregolari. Cambiamo decisamente argomento. La Confraternita di Granada, in visita a Taranto, incontra la stampa. Uno scambio culturale ricco di implicazioni religiose. Prosegue lo scambio culturale tra Taranto e Granada in tema di riti religiosi. Questa mattina la Confraternita di Nostro Signore nell'Orto e Maria dell'Amargura hanno incontrato la stampa. Un incontro che è servito come scambio culturale tra riti simili al contempo diversi. Quelli della Settimana Santa. Un gemellaggio che porterà i confratelli spagnoli a visitare Taranto, i suoi luoghi di culto, il suo museo ed il suo castello. Granada e Taranto in un gemellaggio che non è poi così insolito in occasione soprattutto di questi riti che celebrano la Pasqua. E allora, quali le similitudini e quali le differenze tra i riti? Con questa vivenza che abbiamo questi giorni, soprattutto è il rispetto. La differenza che lei vede in questi giorni è il gran rispetto che se le ha qua a Taranto a questa celebrazione, che anche se loro pure hanno questa serietà perché amano a Gesù Cristo come rappresentazione di loro e alla Vergine Maria, però ha visto qua molta serietà e molto amore a questa celebrazione. La preparazione invece dei riti ha delle differenze rispetto a quella di Taranto oppure no? La preparación, nosotros vamos preparando tanto las imágenes como los pasos en sí, que es donde van esas. Loro cominciano tre mesi prima a prepararsi, dopodiché preparano il costalero, che sono quelle persone che portano agli ombri e le spalle, e le schiena, le schiena, il legno, che porta l'immagine. Con Cristo sono 46 persone. E con la Vergine sono 36. Il passo di Cristo pesa 1300 kg e il della Vergine 1000 kg. Ricordiamo ai nostri telespettatori un appuntamento con la nostra programmazione come ogni mercoledì dalle 15 alle 16, Focus Mediazione e Famiglia, e domani ci occuperemo di un conflitto generazionale tra mamma e figlia. Anticipiamo qualcosa con il presidente di Estia Onlus, Gina Lupo. Abbiamo scelto un caso effettivamente verificato che sarà appunto portato in mediazione tra una mamma e una figlia adolescente. Questo ci permetterà di aprire una finestra su tutte quelle incomprensioni e quella non comunicazione che possono avvenire, che può avvenire in famiglia quando si è appunto un ragazzo o una ragazza che affrontano questa tempesta della vita che è proprio l'adolescenza. Vedremo come entreranno in gioco diversi fattori, da una parte anche i problemi della mamma, perché la mamma si trova a vivere le sue criticità, le sue preoccupazioni ovviamente, quindi un ruolo molto particolare anche questo, che la porta in alcuni momenti anche a delle esasperazioni, anche a violare la privacy della figlia. Ecco, come hai detto tu prima, è appunto un caso generazionale, quindi la mediazione cercherà, il mediatore, la mediatrice che abbiamo scelto, cercherà di mettere in comunicazione due mondi che sono come due pianeti completamente diversi, che spesso entrano in collisione tra di loro, quindi cercheremo di riportarli sullo stesso piano dialettico e quindi bisognerà contenere un po' la mamma invadente e, perché no, cercare di far parlare l'adolescente taciturna che, come sentiremo, più che altro grugnisce, si chiude in stanza ma non parla assolutamente con i propri genitori. Quindi appuntamento a domani dalle 15 alle 16 su Blue Star TV con Focus Mediazione Famiglia. Una notizia che riguarda la stagione teatrale del comune di Taranto. Gli spettacoli di sabato e domenica prossima al Tatà con Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro sono tutti esauriti. Dunque c'è una terza replica il 26 febbraio alle 21 e ci sono gli ultimi posti disponibili. Per informazioni e prevendita, Teatro Tatà, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il numero telefonico è lo 099 472 578.
80. Con questa notizia chiudiamo la cronaca del nostro telegiornale. La linea va alla regia curata da Domenico Caparrotta e Antonio Curatti. Ci vediamo tra pochi minuti per la pagina sportiva per parlare di Ternana Taranto. A tra poco.